amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo del plumbago, lo facciamo qui dal Garden Center Peraga di Mercenasco, in provincia di Torino, in compagnia di Francesca Vernile, che ci darà anche qualche buon consiglio sulla sua coltivazione. Eccoci finalmente qui a parlare del plumbago, Francesca. Ecco qui, questo è un plumbago che adesso sta in fiore perché la fioritura comincia appunto diciamo adesso, prosegue giugno fino comunque a settembre inoltrato e addirittura nelle zone a clima più mite fino a ottobre. È una pianta sarmentosa, quindi una pianta che emette questi fusti che poi tendono a ricadere. Noi la possiamo coltivare come rampicante, ma la dobbiamo sostenere, quindi contro un muro può essere coltivata diciamo dall'aspetto rampicante, ma di suo non sale, tende appunto a fare questo arbusto sarmentoso. È una pianta, da come dice il nome, Plumbago capensis, che viene dal Sudafrica, quindi proprio dalla regione del Capo. È una pianta che teme il freddo, quindi diciamo che al nord Italia è bene coltivarla appunto in un ambiente protetto, al riparo di un muro esposto a sud, oppure riporla durante l'inverno, mentre nel centro Italia, al sud e nelle zone costiere, anche insomma la riviera genovese ad esempio, è una pianta che può stare all'esterno. Ha questa fioritura incredibile, molto, molto abbondante, con un unico difetto: dopo gli acquazzoni i fiori si riducono a dei cenci bagnati, quindi questo è un po' un difetto, però non vi preoccupate. Cioè, tipo questo che si vede è un fiore che ha preso una... Questo sta sfiorendo, okay. Però insomma l'aspetto che poi assume è un po' questo. Perché, però come vedete, diciamo che per dopo viene sostituito ma rapidamente. Certo, sì, quello non è un problema, però ecco, magari sappiate che non ve l'ha rovinato l'acquazzone, l'ha semplicemente un po' strapazzato. È consigliabile, per mantenerlo comunque vigoroso con un aspetto sano, potare veramente drasticamente in autunno, cioè senza nessun timore dargli una vigorosa potata e ripassare anche in primavera con le forbici, in maniera tale da tenerlo sempre contenuto, perché è una pianta estremamente vigorosa, quindi tende ad emettere getti in continuazione e a crescere moltissimo, quindi soprattutto se la coltiviamo in vaso, ed è assolutamente possibile farlo, è bene comunque seguirla con delle potature energiche. È una pianta, questa è una curiosità, che possiamo definire protocarnivora. Ora, oddio. Sì, su questo diciamo che prendetelo un po' con le pinze, nel senso che le piante carnivore sappiamo che si sono evolute per catturare gli insetti e da questi poi assorbirne azoto, fosforo e potassio. Se ci facciamo caso, alla base dei fiori ci sono questi pelettini che in un certo senso attraggono e catturano gli insetti che poi cadono alla base. Quindi è stato ipotizzato che questa pianta abbia questo comportamento per poi appunto nutrirsi degli animali, e in questo senso possiamo dire che è protocarnivora. Ok. Che altro dire? Buone concimazioni di letame, aiutiamola anche durante l'estate magari con concimazioni liquide, soprattutto se la teniamo in vaso, perché essendo così vigorosa ha bisogno chiaramente di continuo nutrimento per produrre fiori e foglie.